stata una puntata molto molto difficile, è stata una serata piena di emozioni, alcune così forti, vuol dire l'episodio dell'incidente di Giusy è una di quelle cose che è difficile da metabolizzare e da superare, però l'esempio di come si affrontino queste cose lo ha dato proprio Giusy stessa, con il fatto che lei non si è minimamente persa d'animo, ci ha scherzato, ha sdrammatizzato e credo che questo sia più di tutti quanti, sai, le conferenze, le concioni, i proclami che uno possa fare, questo sia il senso di quello che Giusy può rappresentare per noi, cioè un modo di affrontare la vita con una forza, con una positività che niente può sconfiggere. E poi è stata una serata piena di emozioni anche perché i giurati erano in una forma molto strana, molto curiosi, con veramente carichi di elettricità positiva e negativa, bisogna proprio dirlo. I concorrenti mi sono sembrati tutti al loro meglio, cioè credo che nessuno possa dire di non aver fatto quello che, per cui si era preparato. E quindi direi che ci sono state tante emozioni, sempre con Albertazzi, anche nonostante la polemica di Zazzarone, insomma un momento così forse anche un po' inspiegabile, no? per tutti noi, ma poi non lo so, perché magari voi mi racconterete, mi direte poi cosa ne avete pensato, se siete d'accordo con Zazzarone o se siete d'accordo con il resto della giuria che invece ha sposato un'altra tesi riguardo a Giorgio Albertazzi. E poi sempre il momento di grande polemica, che è quello di Joe Masca, però io devo dire una cosa, io credo che quello che lui voglia dire, cioè sul rispetto, il rispetto degli altri, la passione, la correttezza e anche il bisogno che ognuno di noi diventi uomo, come dice lui, cioè liberati dalle tue paure, diventa uomo seguendo anche questi ideali di vita. Io credo che sia una cosa, insomma, da non buttare via, che forse vale la pena di pensarci un attimo, insomma, se non c'è una cosa interessante in quello che lui dice. E detto questo, io aspetto anche i vostri commenti, le vostre critiche ed eventualmente vostre provocazioni su tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato. Buonanotte.